Allora, venerdì c'è stata una riunione importante dell'ANCI, con i sindaci delle città metropolitane a Milano. Si è discusso delle briciole che il governo aveva destinato, ha destinato alle città metropolitane 12 milioni di euro, che diviso per le città metropolitane parliamo di, veramente di bruscolini, di briciole del nulla. E quindi c'era anche il rischio che i sindaci potessero litigare sulla distribuzione delle briciole, perché i criteri di riparto davano per esempio una somma consistente per ragioni oggettive di questi 12 milioni, per esempio al sindaco, alla città metropolitana di Napoli, più o meno poco meno di 5 milioni di euro. La mia idea era stata quella, la mia proposta di non prendere questi 12 milioni considerandola un'offesa rispetto ai bisogni dei cittadini che noi rappresentiamo e magari come segno simbolico, ma che poteva avere in quel caso anche una sua efficacia, destinarla a qualche emergenza del nostro paese o per esempio anche ai sindaci dei piccoli comuni delle zone terremotate del centro Italia. Poi ci è stato rappresentato e mi è stato rappresentato che in particolare la città metropolitana di Milano non riusciva a chiudere il bilancio e quindi andava in dissesto, quindi abbiamo interrotto qua la questione e ho proposto che, insieme anche ad altri sindaci, che ci fosse un principio di mutuo soccorso, cioè in questo momento Milano andava sicuramente in dissesto, quindi Napoli ha offerto la sua quota alla città metropolitana di Milano. In Per questo intero. Per intero. In questo modo, insieme alle altre risorse, i 12 milioni vanno e Milano riesce a fare il bilancio insieme a queste risorse e altri aspetti che stanno curando ed è un segnale, come dire, di solidarietà dal sud verso il nord, al netto che ho rappresentato anche le ingiustizie che in questi anni abbiamo patito, che noi non abbiamo mai avuto una legge speciale, noi non abbiamo avuto mai risorse, noi siamo stati discriminati, ma proprio perché sappiamo che cos'è la sofferenza, sappiamo anche che se qualcuno ha bisogno di aiuto tra i sindaci ci deve stare solidarietà istituzionale e devo dire il sindaco di Milano e non solo hanno molto apprezzato questo tipo di approccio, ma non basta. Nel ragionamento politico che è stato messo in campo è stato chiesto un incontro urgentissimo al Presidente del Consiglio Gentiloni, quindi l'incontro non è con il governo, è con il Presidente del Consiglio in quanto capo del governo. Abbiamo chiesto che entro fine luglio riceva la delegazione dei sindaci della città metropolitana e che si affrontano i nodi più importanti. Che cosa si vuole fare della legge Delrio sulla città metropolitana? Sinora il governo non l'ha considerata una priorità. Io ho anche sottolineato che evidentemente le priorità anche in questi giorni sono state altre, come quella di salvare alcune banche del Veneto dove i soldi sono trovati, tanti addirittura di domenica, a fronte di quei 5 miliardi e mezzo noi ci siamo trovati con 12 milioni. Pensate un po', 12 milioni destinati ai bisogni, ai servizi, ai trasporti, all'ambiente, all'urbanistica, alle scuole. Quindi è evidente quello di cui stiamo parlando è la sproporzionatezza. Quindi abbiamo chiesto che in quel tavolo il Presidente del Consiglio prenda impegni come governo immediati da quest'estate per la prossima manovra autunnale e che si affronti anche il tema degli enti locali. In particolare, da sindaco della città di Napoli, insieme ai sindaci di Catania e Messina in particolare, abbiamo posto anche il problema dei comuni in predissesto, che è un focus che il governo deve immediatamente affrontare. Insomma, si è fatto, adesso non ve la voglio farle lunga, un discorso politico importante, vede i sindaci uniti con una vertenza con il governo e se il governo non dovesse accogliere le richieste dei sindaci, non dovesse, come dire, aprire un tavolo immediato risolutivo sulle proposte concrete, noi siamo pronti ad azioni eclatanti da mettere in campo perché non siamo più disposti ad andare avanti in questo modo come sindaci delle città metropolitane e in generale come rappresentanti di territori che rappresentano milioni e milioni e milioni e milioni di cittadini del nostro paese, cioè le grandi aree urbane rappresentano la gran parte della popolazione del nostro paese, solo le città metropolitane credo che andiamo intorno ai 20 milioni di cittadini, più gli abitanti, più il carico di problemi che affrontiamo ogni giorno, dall'immigrazione alla sicurezza, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi, insomma, l'immagine forte che ne è uscita, sindaci uniti, compatti, la solidarietà del Mezzogiorno nei confronti di chi evidentemente è meno abituato a soffrire, ma che finalmente l'ANCI faccia un ragionamento politico che tenga insieme la forza dell'ANCI, non più atteggiamenti, come dire, che non siano di forza e di unità nei confronti del governo, interlocuzione immediata, risposte e quindi aprire una stagione nuova, sindaci uniti nelle diversità.
questo è un messaggio molto forte che non è contro questo Presidente del Consiglio, non è contro questo governo, è una vertenza politica dove le città e quindi i bisogni dei cittadini e i diritti devono essere considerati priorità. Il Paese deve decidere e noi il messaggio a Gentiloni gliel'abbiamo mandato molto molto chiaro.